Jacopo. Allora, sembra proprio che questi divieti del sindaco Vaccari in realtà abbiano avuto un effetto di rendere questa città più bella. Esatto. Cosa sta succedendo, esatto, Feltre, oggi? Esatto. Allora, innanzitutto ci teniamo a sottolineare che la nostra protesta non riguarda tutto il regolamento che io ho qui in mano, che è stato approvato lunedì dal Consiglio, ma che riguarda una serie di provvedimenti che sono contenuti in questo regolamento, che noi riteniamo inaccettabili. E più che altro facciamo una domanda all'amministrazione: è così necessario per la realtà qual è Feltre applicare un regolamento così restrittivo? Che cosa dice questo regolamento, Jacopo? Vi leggo alcune parti. Vabbè, poi anche in sintesi. No, guarda. Dall'articolo 106 sul decoro urbano si viene detto che è vietato calpestare, sedersi o sdraiarsi sul manto erboso, lasciare sullo stesso, anche temporaneamente, biciclette, borse o quant'altro possa nuocere al decoro del luogo, sedersi sugli schienali delle panchine o ad appoggiare i piedi sul sedile, sedersi e coricarsi per terra lungo le vie, strade, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico. O altro ancora, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, attingere con qualunque sistema l'acqua, qualsiasi comportamento o atto che comprometta la pulizia di luoghi, il decoro, arrechi molestie, disturbo alle persone o danno alle cose, non espressamente indicato nei punti precedenti. Questa era l'ultima parte di questo articolo. Ora, noi chiediamo, uno, cosa vuol dire? Perché questo articolo, questo regolamento contiene alcune parti che sono spiegate dettagliatamente ed altre che lasciano liberi a qualsiasi interpretazione. La nostra domanda è: come possiamo applicare un regolamento che sia applicato solo a discrezione di chi deve fare le multe degli organi competenti? Ora, un altro fatto della nostra protesta è che vogliamo chiedere all'amministrazione se è solamente con i divieti che si vuole rispondere ai bisogni dei giovani, perché ricordiamo che a maggio è stata approvata una specie di legge, tra virgolette, perché aveva durata solo di 3 settimane, in cui veniva proibito qualsiasi concerto o attività musicale nel centro della città. Oggi, dopo 6 mesi da quell'evento, ci troviamo davanti a questo regolamento di polizia urbana che, a nostro avviso, è totalmente eccessivo rispetto alle necessità che ha questa città. Noi la città la vogliamo vivere serenamente, tranquillamente, senza disturbare gli altri cittadini, però chiediamo a un'amministrazione che sia in grado di darci qualche possibilità. In una città dove non c'è un cinema, non c'è un centro civico comunale, dove per organizzare una qualsiasi manifestazione dobbiamo andare in altri comuni per chiedere un posto dove manifestare le nostre idee, o anche solo per parlare di scienza, per parlare di qualsiasi argomento di cui si voglia parlare. Queste sono le domande che vogliamo fare. Ora noi tra un po' saliremo verso il Colle delle Capre, verso la Piazza Maggiore, lì ci sarà un concerto, ci raggiungerà anche un coro che purtroppo, tra virgolette, in questo momento è impegnato in attività di prova, cioè stanno preparando un concerto, quindi ci raggiungeranno tra poco, e poi daremo spazio ad un concerto libero per tutti quelli che stanno partecipando qui. E mi sembra che sia una bellissima festa e che siamo veramente in tanti oggi, ed è bello vedere così tanti giovani a Feltre, così festanti, e penso che stiamo dando la prova che i giovani non creano solo problemi, ma anzi, penso che siamo, non è per, come dire, autoglorificarci, ma siamo un bel pubblico da vedere. Tutto qua. Grazie, Jacopo. Prego, grazie a voi, ciao.